Oggi vorrei farvi vedere come ho realizzato l'impianto per creare l'acqua calda sul mio fuoristrada camperizzato. In pratica ho acquistato un boiler inox che all'interno contiene una serpentina dalla quale faccio passare il fluido di raffreddamento del motore che tramite uno scambiatore di calore mi riscalda l'acqua sanitaria per poi fare la doccia. Mi scuso per la qualità delle immagini, ma sono state registrate mentre lavoravo. Vediamo come si fa? Questo è il boiler inox che sarà usato per contenere l'acqua calda. Ecco, ora iniziamo a smontare il sedile del passeggero. Queste T metalliche che ho utilizzato per questo progetto le ho acquistate presso un'officina dove vengono installati impianti a gas sulle auto. E questi connettori a T servono appunto per prelevare il liquido di raffreddamento dall'impianto delle auto, per scaldare il gas GPL attraverso il polmone. Questo invece è un rubinetto che mi consentirà di far passare o meno il liquido di raffreddamento all'interno della serpentina del boiler. Questo perché qualora dovessi rimuoverlo per fare una riparazione, non devo preoccuparmi di svuotare tutto l'impianto del liquido, ma basta che chiuda i rubinetti di mandata e di ritorno e tolga il boiler. Tubo che ho opportunamente modellato a mano. Poi faccio passare il tubo all'interno del bracciolo centrale dove si trova il radiatore del riscaldamento per riscaldare l'aria che va ai passeggeri posteriori. Ho deciso di prelevare il fluido di raffreddamento del motore direttamente dal radiatore all'interno del bracciolo, questo per evitare di passare altri due ulteriori tubi dal vano motore all'interno dell'auto. Ecco qua, i due tubi sono a posto. Adesso riposiziono le guide del sedile per inserire poi il boiler. Come vedete, il boiler ha un ingresso per l'acqua fredda, un'uscita per l'acqua calda e un ingresso e un'uscita per il liquido di raffreddamento del motore, quelli cerchiati in giallo. Monto le opportune curve idrauliche per poi connettere il tubo. Cerco di posizionarle tutte nello stesso verso. Poi adesso metto la calza che funge da fodera termica per i tubi che ho connesso al boiler. Compongo il miscelatore che servirà per selezionare l'acqua fredda o l'acqua calda per farsi la doccia. Queste sono tutte le tubazioni che portano l'acqua fredda dal serbatoio al boiler e l'acqua calda dal boiler al miscelatore, che a sua volta poi la invierà nella doccia. Ho cercato di dare una forma a questi tubi quanto più precisa possibile. Adesso è arrivato il momento di mettere il boiler al suo posto. Connetto il tubo di mandata, connetto il tubo di ritorno e poi connetto la mandata e il ritorno del liquido di raffreddamento dal boiler alle derivazioni che mi sono creato dal radiatore all'interno del bracciolo. Ho fissato i due tubi con delle apposite fascette in lamiera in modo che non si muovono. Qua ancora devo fissare la pompa dell'acqua, ma l'impianto è pronto per la prima prova. Questo è il miscelatore, questo mi consente di vedere quanta acqua c'è all'interno del serbatoio e accanto, come vedete, ci sono i due termometri per vedere la temperatura dell'acqua fredda e dell'acqua calda. Io spero che questo video vi sia piaciuto e che magari possa essere di aiuto a qualcuno che sta camperizzando un fuoristrada o che magari sta creando un van e che vuole ottenere l'acqua calda. Se avete delle domande riguardo la connessione del boiler all'impianto di raffreddamento del motore, scrivete qua sotto un commento e io vi risponderò. Un saluto a tutti e alla prossima!